Ok, allora, buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti. Partiamo con la mobilità articolare. Faremo un lavoro tranquillo, molto, quindi cercate anche di rilassarvi oltre ad allungare, però non vuol dire che dovete ecco, fare le foglie al vento, nel senso che comunque lo stretching serve proprio per far sì che il muscolo venga allungato. Se sentite molto male in una posizione, fate solo attenzione che deve essere un dolore muscolare, non un dolore che sentite che è tipo la schiena che brucia o cose strane. Quindi in quel caso vi muovete dalla posizione, ok? E se avete problematiche di qualche genere, magari poi è meglio comunicarmene in modo che so se è un'attività adatta a voi. Anche perché sembra una stupidaggine lo stretching, però in realtà per certe situazioni può anche non essere adatto, soprattutto quando si sta in posizione statica per molto tempo. Allora, questo sarà molto tranquillo, molto soft, quindi non penso che di creare problemi per nessuno, ma non si sa mai. Allora, partiamo, direi che io provo a mettere la musica anche se voi non la sentirete, ma chi magari farà la registrazione, forse sì. Se riesco a metterla, se no pace. Ho già perso tutto. Allora, vediamo un po'. Okay. Partiamo tranquilli, tranquilli con una mobilizzazione della colonna in posizione di quadrupedia. Ne facciamo completa. Okay. Adesso passiamo nella parte solo lombare e sacrale. Movimenti molto tranquilli, lenti, cerchiamo di rilassarci anche. Inspiro, fuori. Ci mettiamo appoggio della caviglia sulla caviglia e poi torniamo su e cerchiamo di allungare il più possibile le braccia. Giù e su. Continuate così in modo che io riesco a far entrare anche l'aria. Continuiamo, quindi posizione di quadrupedia, scendo, allungo e vengo su. Giù, su, giù, molto bene. Adesso ci mettiamo la punta del piede in appoggio, sedute, sempre con le braccia in appoggio a terra e ruoto in avanti, faccio toccare le ginocchia e ritorno. Inspiro, do tutto fuori, chiudo, chiudo, facciamo l'ultima, ci mettiamo in appoggio delle ginocchia, io mi metto in questa posizione così mi vedete meglio. Bene su con la schiena, andiamo a allargare bene le braccia indietro e a chiudere. Prendo fiato e chiudo. Allargo.
E chiudo. Ancora. E facciamo un breve recupero, nel frattempo ci appoggiamo con la schiena a terra, bene in appoggio della testa, allunghiamo bene la gamba, prendiamo la gamba destra, tiriamo il petto, solleviamo l'altra e lavoriamo sulla caviglia, su e giù. Ancora, teniamo che lavoriamo sui 30 secondi. Ok, vado giù in appoggio, faccio cambio, sollevo e lavoro sulla caviglia. Sempre bene la respirazione. Ancora tengo, lavoriamo bene sulla caviglia. Portiamo tutte e due le gambe al petto, bene giù, schiacciamo bene la schiena e andiamo adesso a staccare le braccia e far rotolare le gambe da un lato e dall'altro. Usate bene la respirazione. Sentite bene anche i movimenti della schiena. Adesso abbracciate bene le gambe e rimanete con gli occhi chiusi, bene, schiacciando e portando bene a voi le ginocchia. Rimaniamo fermi, sentiamo bene la schiena in appoggio, inspiro, butto fuori. Rilasso bene. Ci giriamo su un fianco, piano piano, in appoggio testa su un braccio, gamba in appoggio leggermente piegata, piede dell'altra mano e lo faccio scorrere. Ginocchio su. Stessa gamba, la allungo bene davanti e resto. Occhi chiusi, riposo. Cambio la mano, sposto la mano sulla caviglia e allungo bene il braccio dall'altra parte. E resto. Un
Vuoto anche la testa verso la spalla, sinistra in questo caso. Ok, piano piano ritorno, sgancio bene e cambio, andiamo dall'altra parte, piano piano piano, fate sempre movimenti un po' delicati al rallentatore, prendiamo la caviglia, spingiamo avanti. Mobilitiamo bene le anche, addome contratto, ok, allunghiamo bene la gamba. Chiudiamo gli occhi, restiamo, tensione della gamba, occipite, respiro. Okay. Piano piano facciamo il cambio, quindi spostiamo la mano sinistra, allunghiamo bene il braccio destro, porto anche qui la testa verso la spalla destra in questo caso. E resto, chiudete pure gli occhi. Piano piano snodiamo tutto, veniamo su con calma, ci mettiamo coi piedi incrociati, mano destra sul ginocchio sinistro, ruoto indietro e blocco anche il collo verso la spalla. Okay. Piano piano facciamo il cambio, andiamo. Mano sinistra, ginocchio destro, rotazione. Piano piano torniamo lentamente, qualche secondo di recupero, adesso ci spostiamo in avanti il più possibile spostando le mani da un lato all'altro e ritorno quanto riusciamo, ok? Sempre piedi incrociati. Scendiamo giù, facciamo un passaggio da un lato all'altro. Lentamente.
Veniamo su un attimo e scendiamo ancora una volta. Spingere bene le braccia su unite. Pure gli occhi, tirate verso l'alto, io vi dico quando è ora di riaprirli. Piano piano cominciamo a aprire, ci spostiamo di nuovo in quadrupedia, piano, andiamo ad allungare bene la schiena mantenendo il sedere alto, andiamo pure a toccare con la fronte terra. Piano piano torniamo in quadrupedia, andiamo a mettere una mano in questa posizione sotto a ponte e appoggio bene il lato sinistro della faccia, sedere sempre su, eh? Passiamo adesso dall'altra parte, sempre in posizione, cambio e scendo. Piano piano vengo su, mi metto in ginocchio, recupero, andiamo a distendere adesso la gamba dietro, quindi quadrupedia, porto avanti una gamba, viene distesa l'altra, spingo in avanti, tensione al ginocchio, le caviglie che devono essere allineate e spingo. Sguardo sempre avanti, io devo girare per vedere i tempi, ma voi sempre sguardo avanti, cercate di tenere lineare il vostro corpo guardando in avanti, veniamo su, sempre in spinta, però busto eretto. Piano piano, stiamo in ginocchio e andiamo a mettere l'altra gamba avanti. Di nuovo allineato il ginocchio con caviglia e spingiamo avanti. Allungate bene dietro. Sentite bene tutto il muscolo che sta creando, quando fate questi lavori,
Vengo su, anche se vengo su, comunque sentite che la gamba si spinge in avanti. Vengo. Piano, torna in quadrupedia, ci mettiamo giù, recati sul lato, un braccio disteso, gambe piegate, portatele più su che potete, aggrappatele e chiudete. Restiamo 50 secondi in questa posizione, chiudete gli occhi, stringete tutto voi. Inspiro, butto fuori. Ok, piano piano rialzate e andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato, piano girarvi, quando scendo giù, braccio bene davanti e chiudo. Piano piano recuperiamo e andiamo ad alzarci piano, ragazzi, piano piano andiamo in piedi, piano divarichiamo, andiamo su con le braccia e riprendiamo, scusate non mi vedete. Un braccio lo prendete, lo fate. Piano, ci spostiamo su e andiamo a prendere il braccio dall'altra parte e tiriamo. Respiro. Scendo, sciolgo, un braccio su e scendo.
L'altra. Sciacquiamo, sciacquiamo. Partenza, bene, le braccia distese, scendo da un lato, vado a chiudere, ruoto e mi ritrovo sempre con le braccia aperte. Ridiscendo, ruoto e mi ritrovo con le braccia. Bene nel busto. Bene, giù, andiamo su bene con le braccia, in alto, rotazione, scendo, sulle braccia, rotazione, scendo, su. Piedi a sumo, andiamo in posizione sumo e facciamo una rotazione del busto. Piano, eh? Addome contratto, inspiro, mantengo alte le braccia. Rotazione, se lo fate bene sentite tirare. Mettiamo con un piede avanti, spingiamo. Bene anche il movimento del collo. Recupero, sciogliere, andiamo adesso a ruotare le braccia, spingerle verso l'alto, quindi da questa posizione, pieghiamo, vado verso l'alto, dall'altra, spingo e distendo la gamba dietro. Stendo, diritto,
mettiamo gli spalti leggermente divaricati, piego le ginocchia, vado bene su e chiudo le spalle, bene su e chiudo le spalle. Barichiamo, vogliamo sciogliere. Inspiro. Barichiamo. Pronto? C'ho anche le telefonate in corso. Pronto? Che partono da sola. Ok, adesso ci mettiamo a piedi uniti, inspiriamo e rilassiamo, rilassiamo e poi rotazione nel... sto piano. Andiamo a divaricare sempre un po' le gambe a livello delle spalle, scendiamo giù, piano, bene la testa inclinata, scendo, vado giù, 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 tenendo il più possibile fino a toccare terra, quando arrivo a terra, piego le ginocchia, fuori l'aria e risalgo. Ancora, chiudo, gambe distese, sciolgo, okay. Incrocio bene le mani, vengo su, spingo indietro, gambe divaricate, ampiezza delle spalle, morbide delle ginocchia, chiudo pure gli occhi, sciolgo, vengo giù. Carico, bene, siamo alla fine, scendiamo giù. Sul piano. Vado giù. Tocco fino a terra con le mani, piego i gomiti. Piano, piano, piano. Unica rotazione. Chiudo gli occhi. Rilasso tutto. Spingo verso il basso le spalle. Resto. Chiudo bene gli occhi e chiudo. Andiamo in chiusura con questo. Sentite bene i piedi.
sul tappetino. E dei respiri pieni. Pronto? Brave, bravi, abbiamo finito, ragazze. Adesso vi ricollego, se no non vi sento, eh? Così mi dite le vostre. Allora, dovrei sentirvi adesso. Com'è andata? Com'è andata? Bene, bene. Bello. Che voce, che voce dell'oltretomba, che è successo? Tutto a posto.